Questa proposta è una proposta di attività che potrebbe andare bene sia proprio per il lavoro del Dipartimento di Matematica, oppure potrebbe andare bene anche in classe, proprio in classe per lavorare con i propri allievi e in diverse classi, in diversi livelli di classi. Ecco, il nome si chiama Il naso di Pinocchio ed è un problema tratto dalle gare di matematica, dal rally matematica italiano. Ecco, queste slide poi le leggete con calma. Io mi situo un po' in questo dilemma tra insegnamento innovativo e insegnamento tradizionale. Qui c'è l'immagine di Pietro Di Martino, che è un amico di Pisa che insegna all'università. Lui parla di produttivo e riproduttivo. Quello riproduttivo è quello tradizionale che abbiamo subito anche noi, cioè uno va alla lavagna, spiega, poi dice adesso andate a casa, studiate, fate gli esercizi. Invece quello innovativo sarebbe l'insegnamento costruttivo, dove l'allievo è un po' il soggetto di apprendimento, dove la matematica viene come indagata. Dobbiamo noi simulare una situazione, si chiama anche laboratorio, dove l'alunno scopre, ecco, l'alunno scopre. Io uso sempre queste parole innovativo, tradizionale, tra virgolette, perché in realtà questa proposta di insegnamento costruttivo è vecchissima. Abbiamo addirittura dal 1600, del 700, persone che dicono: ma non è possibile insegnare la matematica come si studia una poesia a memoria. La matematica va fatta con gli allievi, specialmente nei gradi più bassi, cioè stiamo parlando della scuola primaria, secondaria, di primo grado e anche di secondo grado nel biennio. Ecco, soltanto se io mi trovassi in ingegneria davanti a 400 studenti, allora chiaramente lì devo prendere il microfono, andare alla lavagna e raccontare tanti teoremi, ecco. Ma altrimenti si consiglia oggi questo insegnamento induttivo basato sul problem solving, sul laboratorio. E quindi qui abbiamo la distinzione tra esercizi, che sono questi ripetitivi, che sappiamo bene cosa sono, e invece i problemi. I problemi devono essere cose che l'alunno non ha mai visto, delle novità, devono creare un po' di, come dire, un po' di disagio. Oddio, ma qui devo sommare o sottrarre? Ecco, se c'è questa domanda, devo sottrarre o sommare o sottrarre, è un vero problema. Se invece non c'è questa domanda, perché devo solo fare l'addizione o svolgere un'espressione o risolvere un'equazione, allora quello non è un problema, è un esercizio. E chiaramente nel problema è importante la strategia, non tanto il risultato, mentre invece nell'esercizio chiaramente ci deve essere il calcolo, il conto deve tornare, giusto. Ecco. E anche un po' la velocità, che se do da fare una divisione, ci stiamo un pomeriggio, c'è qualcosa che non va. Bene, allora qui voi potete usare questa attività, questa proposta per il dipartimento, cioè vi dividete in coppie, un collega possibilmente sconosciuto, e poi cercate di risolverlo. Basta per un adulto 10-15 minuti sono sufficienti, e poi come insegnante discutete: ma questa cosa tu la daresti a quali alunni? No, a quella classe? Come la daresti? Vogliamo modificare il testo? In che modo? E questo è un lavoro da adulti, è un lavoro di autoformazione dei docenti. Se invece siete in classe, lo date ai vostri alunni in gruppi, decidete voi, gruppi di due, se volete fare presto col compagno di banco, di due o anche di tre, lo possono fare anche loro i gruppi, e poi date un pochino più di tempo. Ecco, importante di chiedere sempre, spiega il procedimento, spiega come hai fatto. Io dico sempre: voglio vedere le vostre strade sbagliate, ecco, i vostri binari morti, dove vi siete impaludati e poi siete tornati indietro, magari grazie proprio all'aiuto di un compagno. Ecco. Ecco qui la proposta, ecco qui il testo di matematica. Il naso di Pinocchio è lungo 5 centimetri, quando Pinocchio dice una bugia, la fata dai capelli turchini glielo fa allungare di 3 centimetri, ma quando Pinocchio dà una risposta sincera, la fata glielo fa accorciare di 2 centimetri. Alla fine della giornata, Pinocchio ha il naso lungo 20 centimetri e ha detto 7 bugie. Quante risposte sinceri ha dato Pinocchio alla fata nel corso della giornata? Spiegate come avete fatto a trovare la risposta. Questo è molto importante, l'ultima riga, spiegate come avete fatto a trovare la risposta. Devono farlo per iscritto, devono scrivere. Gli alunni arrivavano da me e dicevano: ah,
La soluzione è 27. Dico, ah, bravo, bene, ora spiega come hai fatto. Come faccio? Come? Hai già risolto il problema di matematica? No, la cosa più difficile è spiegare in lingua italiana. Però questo noi dobbiamo chiederlo assolutamente, è fondamentale. Perché oggi sempre di più l'insegnamento della matematica non è far di conto, ma è sempre di più spiega come hai, spiega questo testo, come lo interpreti, spiega questo procedimento risolutivo. Il futuro è di tipo quasi più linguistico, ecco, il futuro il presente, il futuro della matematica. Ecco, vedremo come questa attività si può proporre a livelli molto diversi. Ecco, gli insegnanti subito dicono: ah, qui ci vuole la divisione, allora è di quinta, ah, no, qui ci vuole la moltiplicazione, allora è di qua, ah, qui ci sono le proporzioni, è di seconda. Queste frasi che dicono gli insegnanti sono frasi del secolo scorso, dove c'era il programma, ecco il programma. Invece oggi non c'è più il programma, c'è le indicazioni, allora si cercano attività significative e poi si cerca di declinarle a vari livelli scolastici. Ecco, qui abbiamo una. Allora, potete stoppare il video se volete lavorarci sopra, se no io vado avanti. Vi faccio vedere, qui abbiamo. L'abbiamo dato a degli insegnanti della scuola dell'infanzia che l'hanno interpretato, l'hanno chiaramente reinventato, quindi c'è stata la maestra che ha raccontato una fiaba, non so, una drammatizzazione, poi ha fatto un cartellone e gli alunni chiaramente non leggevano il problema, non lo scrivevano, però lo avevano risolto con le mani. Ecco, vediamo dei mattoncini di Lego e quindi l'hanno realizzato, l'hanno vissuto. Qui invece abbiamo una documentazione di lavoro in una scuola secondaria di primo grado. Qui abbiamo un'allieva che ha fatto una sorta di ideogramma perché ha disegnato il burattino e poi dopo però ha disegnato una vera e propria asse X, addirittura con la leggenda dei colori diversi. Quindi è molto interessante. Ecco, se un alunno non risolvesse il problema, ma già l'impostasse in questo modo, direi che in ottica formativa è una cosa preziosa. Qui abbiamo diverse documentazioni di allievi che hanno lavorato. Ecco, questa avevamo in una seconda, avevamo appena spiegato le proporzioni. Allora, gli alunni deboli dicono: ah, ha spiegato le proporzioni, ci dà questo problema. Ecco, allora y sta x, come 10 sta 5. Poi dopo alla fine il numero di risposte sincere è 4,6 periodico. L'alunno non si rende conto che non ha senso. Ecco, purtroppo la scuola produce anche queste patologie. Fino ad arrivare nella classe terza, dove abbiamo chiesto agli alunni di interpretarlo secondo le equazioni e qui abbiamo prima questo è una sorta di balbettio, un balbettio algebrico, perché scrive delle lettere che hanno un senso, poi alla fine però dice che 20 è uguale a 20 e conclude con un ragionamento del tutto aritmetico. Però vediamo qualcuno addirittura che ha usato la geometria analitica per modellizzare questo problema. E quindi vediamo che l'allungamento è direttamente proporzionale al numero di bugie e vediamo che l'accorciamento è direttamente proporzionale al numero di verità. Ecco, qui abbiamo due articoli che sono stati pubblicati su questo problema che trovate, e quelli sono gli alunni e combinazione la collega di educazione artistica ha costruito un Pinocchio quell'anno proprio con materiale riciclato.